Non mi dite che avete già mangiato, eh? Chi gli ha detto che abbiamo già mangiato? No, stavamo andando in trattoria proprio adesso. Benissimo, allora venite con me. Dove? Andiamo su dai Rustichelli. Mangiamo un boccone, beviamo una coppa di champagne e intanto sentiamo i risultati del referendum. Non lo so, che ne dici Elena? Perché non siamo neanche vestiti. Per carità, ma andiamo, lei è giornalista, scrittore. Voi artisti non avete il dovere di essere eleganti. Andiamo. Non saranno mica monarchici. Perché se sono monarchici non mangi. Rustichelli, non sorprendi. Come si mangia? Coraggio, venite. Sono tanto in ansia per il re. Chi è questo giovanotto? Permette, principessa, il signor Magnozzi, scrittore e giornalista di grande talento. E la sua signora. Sedetevi. Perché mi portate in casa gente che non conosco? Mamma, eravamo in 13 a tavola. Ah già, 13 non va di essere a tavola. Che ansia. Erano in 13. Ho sentito. Perché, perché? Perché cosa, mamma? Perché? Tanta gente vuole male al re. Perché? Forse c'è della gente che lo accusa di essere andato nel sud. Lei lo accusa di essere scappato. No, non sono io. Scusi, signora, ha detto andato, non scappato. Ha detto andato, ma ha fatto così con la mano che vuol dire scappato. Beh, vabbè, è andato, scappato. Perché non è andato nel nord? A combattere i tedeschi con i partigiani. Ma Silvio aveva 70 anni, piccolo, malaticcio, andava con i partigiani. Chi parla di partigiani? Io. Canaglie che non hanno fatto altro che confusione. Bravo! Ma che ride sotto i baffi lei? Vogliamo parlare seriamente su questo argomento? Silvio, ma di che vuoi parlare? Siamo ospiti, stiamo per mangiare. Attenzione! Vi leggiamo il comunicato ufficiale sui risultati del referendum popolare monarchia-repubblica. Ma che fa? Mangia? No. Monarchia, voti 10.709.423. Bene, bene, bene. Mamma, abbiamo vinto. Molto bene. Vota lo champagne. Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana. Oddio, la mamma. Che cosa? La mamma si sente male. La mamma? Vieni. Il Consiglio dei Ministri. Andiamo, generale. Della proclamazione dei risultati del referendum fatto a termine di legge dalla Suprema Corte di Cassazione e che assicura la maggioranza alla Repubblica. Andiamo, Massimiliano. Si è riservato di decidere nella seduta. Non piangere, papà, non tutto è perduto. Vecchia eccellenza. Qualcuno che ride pure. Chi ha il coraggio di ridere? Viva il re! E viva! Canaglie. Vieni, caro, vieni. Non si presti a provocazione di elementi faziosi. Nella sicurezza che nessuno potrà più strappargli la vittoria. Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare? Della consultazione popolare. Oh, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo. Il governo. Ecco, brava, mangiamo. Interamente garante.